Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi parliamo ancora una volta di fotocellule. Cerchiamo di capire quali fotocellule devo acquistare a seconda dell'utilizzo che ne devo fare. Ricordati come sempre di iscriverti al canale, mettere mi piace sotto e cliccare sulla campanella in modo da essere aggiornato sui nostri video. Questo ci permette di crescere. Stiamo crescendo molto velocemente in questi ultimi tempi grazie anche alle vostre iscrizioni e ai vostri commenti che ci danno sempre nuovi spunti per realizzare i video. Allora, la prima regola fondamentale, lo diciamo in ogni nostro video, acquistate quando è possibile il ricambio originale, cioè se avete una fotocellula BFT e quella fotocellula ancora esiste, acquistate la BFT, stesso per la FAC, stesso per la Kame, anche se sul nostro sito Kame non si vende, anche GBD, qualsiasi tipo di ricambio in generale, se esiste l'originale utilizziamo l'originale, e questa diciamo è la regola a monte di tutto quanto. Però ci sono tante situazioni in cui la fotocellula non esiste più, oppure devo aggiungere una coppia di fotocellule, quindi in quel caso posso acquistare un qualsiasi tipo compatibile col mio impianto. Quindi come facciamo a capire quale acquistare? Prima di tutto guardiamo le caratteristiche tecniche di ogni fotocellula e dobbiamo guardare solamente diciamo un paio di parametri. Allora, che cosa dobbiamo guardare fondamentalmente? Dobbiamo guardare il tipo di alimentazione della nostra fotocellula, quindi con quale tensione può essere alimentata. Normalmente è 24 volt, però può essere continua, può essere alternata, possono essere entrambe, oppure la fotocellula può essere alimentata anche a 12 volt, continua e sempre alternata. Questa caratteristica qua deve corrispondere all'alimentazione che esce dalla vostra centralina, quindi in qual caso dovete reperire le istruzioni, se non lo conoscete, anche della vostra centrale di comando. Allora, il secondo parametro che devi guardare, anche se ormai il 99% delle fotocellule in commercio è così, è se il contatto che effettivamente dice alla centralina se qualcuno è passato davanti alle fotocellule è di tipo NO, cioè normalmente aperto, e oppure NC, normalmente chiuso. Non ho sbagliato, per i non addetti al lavoro, NO effettivamente significa normalmente aperto perché è un acronimo inglese. Ad oggi le centrali dei cancelli funzionano tutte quante con contatti normalmente chiusi, quindi la fotocellula che acquisti deve avere almeno un contatto normalmente chiuso. Allora, se devo aggiungere ad esempio una coppia di fotocellule, normalmente quella interna, sarebbe sempre bene prediligere fotocellule da parete, cioè che si applicano con degli stop sulla parete, con dei tasselli, scusate, e non quelle da incasso, per le quali bisogna effettivamente fare un muro, murare la scatolina. Perché? Perché i muri da esterno non sono i muri di casa in cui possiamo incassare le cose come gli interruttori, sono dei muri che nel tempo mediamente accumuleranno umidità. Purtroppo le fotocellule da incasso sono una reminiscenza del passato. Le fotocellule da incasso, voi incassate l'elettronica all'interno di un muro che normalmente è pieno di umidità e quindi non è stagna, perché vedete, questo è l'esempio della GBD, ma sono fatte tutte allo stesso modo, all'ingresso del sistema di fissaggio non è comunque sia una scatola stagna, e nel tempo si accumulerà umidità anche sull'elettronica. Quindi se dovete fare una scelta tra una da incasso e una da esterno, prediligete quella da esterno. La domanda è: perché allora anche noi vendiamo sul sito shop.segema.it le fotocellule da incasso? Sempre per quello che abbiamo detto all'inizio del video, se dovete sostituirla perché avete questa fotocellula, la cosa più facile e veloce è sostituirla con lo stesso pezzo originale. Se invece devi sempre aggiungere delle fotocellule su magari un ingresso dove non hai i muri paralleli, ci sono quegli ingressi dei cancelli che a volte hanno i muri diciamo che fanno un imbuto, no? Perché allargano su una specie di piccolo piazzale antistante al cancello, in quel caso una fotocellula da parete tradizionale ti verrà molto difficile farla vedere con tra trasmettitore e ricevitore. Quindi puoi utilizzare una fotocellula come questa qua, che è la DCF180 della GBD, che trovi sul nostro sito shopsegema.it, nella quale la caratteristica fondamentale è la possibilità di ruotare all'interno fino a 180 gradi, per questo si chiama DCF180. In questo modo tu puoi fissare la fotocellula semplicemente sulla parete e poi ruotarla di quanto ti serve per andare a vedere esattamente la sua corrispondente, che può essere il trasmettitore o il ricevitore. Allora, il quarto caso è se devi aggiungere una coppia di fotocellule, e questo è un caso veramente molto comune, se devi aggiungere una coppia di fotocellule ma non puoi portare i fili perché non sono stati previsti da una parte all'altra del barco. È un caso comune perché? Perché se devi aggiungere una coppia di fotocellule, chi ti ha fatto l'installazione non ha previsto di installarle, quindi magari non c'è neanche il tubo. Allora, come si fa? Normalmente da un lato delle due ante, questo sto parlando per i cancelli a battente, ma in realtà anche per lo scorrevole, perché da un lato
del cancello scorrevole, cioè il motore con la centralina, avrai la centralina di comando. Quindi dal lato dove hai la centralina puoi installare questa fotocellula qua, che si chiama reflex. Perché? Perché non prevede un trasmettitore dall'altra parte, perché il trasmettitore e il ricevitore sono già incorporati. Dalla parte opposta prevede un catato di diotro, perché ha un disegno polarizzato. Adesso andiamo troppo nel tecnico, però dovrei mettere questa specie di specchio dall'altra parte, e messe in questo modo, in pratica questa fotocellula fungerà sia da trasmettitore che da ricevitore. Quindi è molto comoda, perché i fili li prenderai dalla centralina e dall'altra parte mi farai solo un buchino qui al centro, e mettendo lo stop. In questo modo potrai semplicemente aggiungere una coppia di fotocellule. Logicamente, come tutti i prodotti che ti ho fatto vedere adesso, le puoi trovare sul nostro sito shopsegema.it. Questa la trovi semplicemente anche scrivendo reflex nella parte di ricerca in alto. Le puoi acquistare, e tutti i prodotti che hai visto sono in pronta consegna. L'ultimo caso è il più semplice: devi sostituire una coppia di fotocellule a una coppia di fotocellule guasta, che però non è più in commercio perché magari non si trova più. Allora puoi usare semplicemente le nostre fotocellule da parete della Protegole RF40. Sono delle fotocellule molto affidabili, molto semplici nella programmazione e abbastanza universali, perché prevedono diverse tensioni di alimentazione in ingresso. Quindi questa coppia di fotocellule ti permette di sostituire una coppia di fotocellule che non trovi più. Anche queste le trovi sul nostro sito shopsegema.it, e magari per agevolarti la ricerca puoi scrivere nella barra di ricerca del sito RF40. Allora, per facilitarti ancora di più trovare questi prodotti sul nostro sito, sotto nella descrizione del video trovi i link alle rispettive pagine. Ti ricordo che se il video ti è stato utile di mettere mi piace, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella, e se hai delle domande da fare mettile sotto nei commenti, noi cerchiamo di rispondere sempre a tutti quanti. Se hai anche dei suggerimenti o delle richieste da fare, falle sotto nei commenti al video, perché se è interessante per tutti, come sempre, cercheremo di realizzare un video. Ciao!